John Copping, campeggio. La situazione è questa e adesso mi sbrigo ad andare, che qua dovrebbe venire a piovere a breve, quindi faccio borsa e borsone e vado. Penso che per stasera prenoto una stanza, un albergo, tanto visto che comunque con 30 euro si riesce a trovare qualcosa e spendere 10 euro in più, però starà coperto almeno questa notte, che mi sa che la prenderò questo oggi. Niente, quindi ora si parte e ci aggiorniamo. Eccoci ragazzi, si riparte, direzione sempre quella, capo nord. Il tempo non promette bene, però ecco, ho notato nelle registrazioni che gracchia l'audio in una maniera incredibile. Io spero di riuscire a salvare qualcosa. Non so se è il vento, non so se è il microfono che ho cambiato anche ieri, perché ho detto proviamo a cambiare il microfono, magari è quello. E niente, quindi gracchia un po' e ci terremo un po' il gracchiamento. Ho provato oggi a togliere il telecomandino, magari fa interferenza. Boh, no, non ne ho idea. Per ora non piove e ci aggiorniamo più tardi. Visto che mi sono rotto un po' le balle di far tutta autostrada, esco, magari mi zoom su strade un po' più panoramiche e vediamo. Dopo vi aggiorno anche sui prezzi del carburante, che vedendo non dovrebbe essere poi così tanto più distante che in Italia, almeno qua in Svezia. Poi ragazzi, aggiornamenti sul prezzo della benzina. Qua in Svezia siamo sugli 1,650, almeno qua dove l'ho fatta, 1,650. Vuol dire che è meno dell'Italia e meno della Germania, e costa di meno qua che giù da noi, Thank you.
ragazzi, room tour finito. Finito. No, poi giù c'è il bagno in comune e comunque questa è la stanza e devo dire è molto bella anche la struttura. Dopo magari vi faccio vedere fuori cosa c'è. E niente, io vi ricordo di iscrivervi al canale, sperando che stiano uscendo dei video abbastanza decenti, ragazzi. Comunque domani si prevede acqua, speriamo in bene e speriamo che non piova poi così tanto. Eccoci qua ragazzi, quarto giorno, si parte, oggi partenza bagnata, speriamo che migliori il tempo via via andando, ma ho i miei dubbi. Comunque ci copriamo bene e si parte direzione sempre Capo Nord. Domani, oggi ho ancora prenotato, visto che piove e quando arrivo almeno c'è un posto caldo dove stare. Vittangi, in teoria da lì poi mi mancheranno un 600 km a North Cape. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day. Eccoci ragazzi, colazione al McDonald's. Almeno mi rilascio un attimo, mi asciugo e poi si riparte. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day. Ragazzi, siamo nel circolo polare artico, qua il cappello, circolo polare artico, spettacolo ragazzi, spettacolo. Ho beccato ancora un po' di acqua, però siamo qua a Napa Pirri, con la nostra gustrombona. Eccoci ragazzi, partenza per il quinto giorno, quinta tappa. Mi sono messo in questa stanza questa notte. Ora si parte molto presto per cercare di evitare un po' il più possibile l'acqua, visto che comunque sarà una giornata difficile anche oggi. Speriamo in bene, speriamo comunque che non piova più di tanto. Se fa come ieri può anche essere bello, nel senso, comunque ieri non ho comunque ripreso niente, perché ovviamente con l'acqua non si sa mai, con la GoPro eccetera, e oggi speriamo di riprendere qualcosa. Al massimo farò dei video così, magari quando mi fermo e tutto. Comunque dai, si parte oggi, ultima tappa, in teoria arriverò a Capo Nord e dai, poi sarà la strada, la lunga strada del ritorno,
E si prevede acqua, tanta acqua, ragazzi. Sono già cotto. Tanta acqua, mamma mia.